Salve cari pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura dove stranamente ho fatto delle cose, non mi ricordavo di averle fatte. Ragazzi, siamo al sesto posto, tanta roba, sì, nuove ricompense che non faremo mai, perché sì, certo, questo lo prendo sicuro, sicurissimo, tanti questi ce li ho infiniti grazie al pixelmatto.it/taccuini, ma ragazzi, siamo in una nuova versione, è uscita la 1.16.2 mi sembra, le mod usciranno nei prossimi giorni, anche se in realtà questo video è pre-registrato, quindi potrebbero essere già uscite, andate a vedere sul pixelmatto.it o comunque basta che attivate le campanelle a questo canale e non vi perdete nulla, oppure siete iscritti al mio canale Telegram, mi seguite su Instagram o su Facebook o un po' dovunque, il pixelmatto un po' ovunque. Ma ragazzi, hanno aumentato un po' di cose, qua a sinistra vediamo il dei club, sono tipo il club di ipogrifi, dei draghi e spins, non lo leggo perché ho la luminosità dello schermo un pochino bassa e quindi non leggo, però insomma hanno messo un pochino di cose nuove molto molto interessante. Ma ragazzi, oggi non ci dobbiamo preoccupare di questo, ci dobbiamo preoccupare di finire il Quidditch. Voglio andare a incontrare Orion al campo di Quidditch, tanta robina ragazzi, dobbiamo assolutamente andare avanti con questa cosa, e come fare se non andando qui nel campo di Quidditch? Ciao boccino che scappa via ragazzi, mamma, incontriamo Orion. Hanno aggiunto una cosina, ora possiamo o incontrare Orion oppure in alto a destra, mentre passa la moto qua sotto, esplora, guardate, questa cosa se non sbaglio non c'era prima, vedete abbiamo, oppure in alto qua, esplora. Che non riesco a premere, io posso esplorare quindi non attivare effettivamente la missione. Questa cosa qua, se non erro, potrebbe essere una novità di questa nuova versione fantastica e come trovarla. Ma ragazzi, non ci preoccupiamo di questo, abbiamo perso già abbastanza tempo, dobbiamo andare a parlare con Orion. Nessun altro ci vuole parlare, vi prego, qualcuno che non sia Orion? No, vabbè, ci accontentiamo. Salve Orion, mi stai antipatico, perdiamo del tempo, dai. Benvenuta Rocky, sono felice che tu sia qui. Ok. Anche io. Di cosa volevi parlarmi? Ho chiuso la finestra così almeno si sente un pochettino meglio. Ho parlato con tutti i membri della nostra squadra per capire a cosa serve a ognuno di loro per vincere la Coppa di Quidditch. E gli serve un buccio de cu... Scusate. E ora dimmi, cosa ti serve per svelare le tue abilità nascoste di battitore? Uno stipendio molto elevato che mi faccia aver voglia di vivere e di vincere. Scherzavo, ragazzi. Ho parlato con Murphy e il ragazzo da volto dipinto delle cose su cui devo lavorare. Cose di cui non mi ricordo assolutamente nulla. Molto saggio da parte tua. Come abbiamo imparato da Runespur? Cos'è il Runespur? Runespur che? Chi sarebbe, ragazzi? No, questa è mia nuova, non ho imparato nulla. Vabbè, ok, d'accordo, se qualcuno di voi se lo ricorda me lo faccio sapere. Tre teste sono meglio di una. Io presumo sia il cane a tre teste, penso. Fuffi? Non lo so. Discutiamo di ciò che abbiamo scoperto. Solo allora capiremo la strada da seguire. Sì. D'accordo. Ecco di cosa ci siamo resi conto. Che te fai cac... scus, non si deve dire, tre orette di energia, ragazzi, mamma. Andiamo avanti, va? Visto che non sono un battitore di talento, devo rimborcarmi le maniche. Non importa cosa ti serva, insieme la troveremo. Sì, posso trovare la compagnia, No. Ad Andre è venuta un'idea, ma potrebbe creare dei problemi. Tu sei il problema! Ho parlato con il mio amico Andre. Anche lui si allena per giocare meglio a Quidditch. Credo tutti, se vogliono giocare a Quidditch, si allenino, eh? Ogni membro della nostra squadra ha bisogno e si merita il mio sostegno. Che cool! Che fortuna! Wow! Felice! Devo diventare più forte per vincere la Coppa di Quidditch. Sì. Il nostro portiere ha chiesto un dizionario. Il nostro cacciatore della ringhe. C'hanno dei problemi. Hanno dei cavolissimi di problemi, eh. Visto che non sono un battitore di talento, devo rimboccarmi le maniche. Ad Andre è venuta un'idea, ma potrebbe creare dei problemi. Hai fatto una scelta saggia a chiedere aiuto ai tuoi amici. La loro opinione è preziosa.
Ho parlato con il mio amico Andre, anche lui si allena per giocare meglio a Quidditch. Devo diventare più forte per vincere la Coppa di Quidditch. Una debolezza è solo un punto di forza sotto mentite spoglie. Visto che non sono un battitore di talento, devo rimboccarmi le maniche. Wow, strano che non ci sono ancora cose ripetute, almeno non mi sembra. O mi sono distratto palesemente. Ad Andre è venuta un'idea, ma potrebbe creare dei problemi. Questa mi sa che l'ho già letta, però, eh. Non importa il risultato, noi siamo già vincitori. No, anche questa è nuova, ragazzi. Non importa cosa ti serva, insieme la troveremo. Questa l'abbiamo già letta, mi pare. Ma ragazzi, abbiamo fatto tutte e cinque le stelline e tanta robina. Murphy dice che ho una mira buona e che sono più veloce della media dei battitori. Ma non capisco abbastanza. Non colpisco abbastanza forte i bolidi. Devo aumentare la mia forza. È un obiettivo difficile da raggiungere. Come pensi di procedere? Facendo ginnastica? Ne ho parlato con Andre. Lui ritiene che avrei bisogno di un insegnante, un battitore esperto che ne sappia. Che sappia tutto di questo ruolo. Chi hai in mente? La RAF. Chiederò alla RAF. Spero che mi dica di sì. Vorrei proprio imparare da lei. Mi sorprendi? Lo so, anche io mi sorprendo a volte. Non sei arrabbiato, vero? Per nulla. Che cosa ti ha portato alla conclusione che la Raff fosse la persona migliore a cui rivolgersi? Allora, la seconda non ha senso, perché voglio fare amicizia con lei, dico ciao, 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 non le dico, oh bella, fammi battere più forte, cioè battiamo insieme, e non sta molto bene, cioè vorrei batterti, qualunque cosa viene veramente male, quindi no, ragazzi, è il battitore più forte che ci sia, Avete visto quel che è successo? Sono passato da 27 a 40? La Raff è il battitore più bravo che conosco, non sarebbe mai preso i migliori. No, 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 scusate, è tutta una questione di prospettiva. Tu sei il battitore più bravo per la nostra squadra. Sì, voglio vedere quella cosa. Tuttavia, con l'aiuto della Raff, potresti tirare fuori il battitore che è in te. 40. Quindi pensi che chiedere aiuto alla Raff sia una buona idea? 40! Non ci sono cattive idee. Se vuoi farti aiutare dalla Raff, io sono dalla tua parte. 40! Fatemi vedere! Forse stiamo correndo troppo. La RAF potrebbe rifiutare di aiutarmi. Dovrai essere convincente come un gatto Wampus per farti dire di sì. Soprattutto se pensiamo ai vostri trascorsi. Chiederò a Penny di aiutarmi. Riesce ad andare d'accordo con tutti. Buona fortuna, Rocky. Grifondoro, conta su di te. Ragazzi, 40. 40. 40 hanno. Allora, già io ho avuto una volta questo bug di magizologia che mi è salito a 10, non mi ricordo perché. Ora, sta cosa 40, ragazzi, io sto usando la versione originale, eh. No, ragazzi, devo fare una cosa. Io ora, prima di concludere questo video, andiamo a fare, non questo, andiamo a fare le lezioni. Allora, lezioni di incantesimi, se non erro, mi dà. Perché magari, non so, uno potrebbe essere buggato e quindi approfittarsene subito. E secondo me queste qua. Mi dai il. No, perché no? Completa le sessioni di studio per sbloccare. Ah, scusate, scusate. Ora hanno messo che la lezione, per fare la lezione devo fare qua sopra. Ok, scusate. Non, è una cosa nuova anche questa, non l'avevo capita. Non vorrei che c'è un piccolo bug e che magari hanno sbagliato qualcosa e al posto di metterti magari, non so, 20 stelle, te ne danno 200 o 2000. E quindi tipo, wow, vediamo subito. Allora, sicuramente con quello ingegno potrebbe essere così. Bentornati già, ragazzi, oggi ripartiamo. Scrittura alla lavagna. Cioè, l'incantesimo di scrittura alla lavagna. Io, ragazzi, qua ve lo salto, lo leggete sotto. È soltanto una prova per vedere se questa cosa è davvero così. Allora, guardatela, qua intanto mi dà normale, quindi non c'è il bug qui. D'accordo, però potrebbe anche essere il bug della soluzione principale. Cioè, magari c'è solo delle quest principali che magari ti danno 20, ma in realtà ti danno tipo 20.000. Quindi, wow, io spero che non sia così. Ok, sì, dammi altra energia perché qua, ragazzi, eccoci qua con una nuova stellina. Allora, vediamo che ci propone. Ci propone 40 e dammi qua. Oh, l'ho buggato! Ragazzi, è buggatissimo! Ragazzi, è buggatissimo! Che bello, buggatissimo! Sono felicissimo!
Ah, spero che poi non vadano a controllare tutti i giocatori per togliere questa cosa, perché se succede questo poi bannano tipo tutti. Tutti. E poi mi dà 10 punti, ok? Riproviamo, ragazzi, a questo punto. Ora voglio farlo anche con l'altro. Ragazzi, voglio assolutamente farlo anche con l'altro, per forza. Così ho 40 di tutti e sono a posto con gli attributi per sempre, tipo. Per sempre. Per sempre. Dai, 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 dai. Dai, dai, datemi una stellina, che voglio il 27, che torni in quarantina. No. Vabbè. Ma se io faccio così? Ah, mi dà 40 punti. Quindi, non sto capendo. Però 40 mi rimane 40. Però perché gli altri invece mi fa di più? Ora, in teoria, questo mi dovrebbe dare quello che mi manca, perché questo dovrebbe darmi il cuore. Ora mi dà dei punti di cuore, quindi sono a livello 40. Ah, no, mi dà il cuore, giusto, giusto, il cuore. Lo scudetto è volo. Vabbè, magari ora ho fortuna e mi becco quello che mi dà lo scudetto. Sì, sono fortunato, mi sento fortunato. E voglio essere a 40 anche di lì. Ragazzi, ho svoltato. Questo aggiornamento ha svoltato. Mamma, mamma, mao. Tanta, tanta robina, ragazzi. Wow. Dammi del coso verde. Ma che palle, voglio il coso verde. Ah, dannazione, concentriamoci e speriamo in un coso verde, perché secondo me questa cosa la fixeranno fra poco, faranno un 1.16.3 entro pochissimo, quindi bisogna approfittarne, infatti l'avrò sicuramente detto su Instagram, eccetera, perché è una questione veramente super top, eccetera. Dai, 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 che voglio scrivere sulla lavagna, voglio scrivere qua, scriviamo sulla lavagna tutte cose, scriviamo. E la metà basta, la metà veramente basta. Tanta, tanta robina, ragazzi. Mamma, mamma, mao, eccoci qua. Sì. Dai, dai, dai. Ok, vediamo un po' se c'ho del verde. Dammi del verde. Porca di quella paletta. Vabbè, lo vado a fare una lezione io off camera. Vado a fare una lezione io off camera perché bisogna assolutamente avere il verde. Bisogna avere il verde perché, ragazzi, queste sono le cose importanti. Mamma mia, come sei brutto con questa cosa. Cioè, non sono abituato a vedere Joe senza la sua felpa gialla. È veramente difficile, cioè, strano. Veramente molto, molto, molto strano. E, ragazzi, vi ricordo che la carta Hype vi regala dai 10 ai 25 euro gratuitamente appena voi entrate a far parte degli Hypers. Quindi ragazzi, non perdete altro tempo, io in realtà voglio andare avanti con questa avventura. E scoprire un pochettino se riusciamo ad avere 40 anche dell'altro attributo, perché sarebbe brutto avere tipo 40-40 e 27. Cioè, 40-40 e 27. 40-40 e 27. Dai, dammi un 5, anche un 5. Porca di quella paletta. Che secondo me poi questi più 40 punti in realtà non li fa, perché in realtà sta semplicemente rimettendo i 40 cosi. Non lo so, ragazzi, non lo so, non lo so. Porca di quella paletta, non mi dà neanche i punticini in rosa. Vabbè, ma ha dato già 40 livelli. Mamma, oh, quanta robina. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata di Repotto Ghost Mystery. Io andrò a fare off camera una lezioncina giusto per avere quelli verdi che non ho. Direi che abbiamo avuto molta, molta fortuna, ragazzi. Veramente molta fortuna. No, in realtà ha aumentato perché prima questo qui era più basso. Eh sì, mi manca il coraggio che si fa in cura delle creature, difesa, lezioni di volo, compra vestiti e Luca. Compra vestiti. Ragazzi, che sia la volta buona. Aspettate. Cioè, io compro un vestito a caso e mi dà i punti verdi fino al livello 40? Questo mi dà lo scudetto. Lo compro. No, aspetta, ho sbagliato, no, non volevo prenderlo, volevo solo comprarlo. Punti verdi, clicco due volte, compra. Livello 42! Ragazzi! Ma cos'è sta mafia? Cos'è sta mafia? Io compro anche questo. Mafia, ragazzi, mafia, mafia. No, io non volevo comprarlo, però ora mi sono messo sì, voglio annullare le notifiche. Ma ora sono a 27 di nuovo, ma è una mafia, ma... Ah no, 42. Mamma mia, tanta, sono felicissimo. Ragazzi, sono felicissimo. Direi che ci vediamo nella prossima puntata di Repotto Ghost Mystery. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un drop di like per questo bug supersonico. Direi che per oggi è tutto. Che altro dire? Condividi, iscriviti e attiva la campanella e lascia un mi piace. Per oggi è tutto. Fatto il misgatto. Mamma mia. Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati. Se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici,
Allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!